Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono gli esercizi sulle frazioni algebriche. Partiamo come sempre con un esercizio pratico. Abbiamo una frazione e la prima cosa che devo fare è andare a scomporre. Tuttavia, in questo caso abbiamo al numeratore un solo monomio, cioè un solo termine, e al denominatore pure, quindi non c'è nulla da scomporre e andiamo direttamente al passaggio successivo, che è semplificare. Per quanto riguarda i coefficienti, 8 e 10 si possono dividere entrambi per 2. 8 diviso 2, 4, e 10 diviso 2, 5. Per quanto riguarda la parte letterale, A e A, qui ho A alla terza, quindi ho 3 volte A, e qui ho A alla quarta, quindi ho 4 volte A. Per cui A alla terza si semplifica tutto, e qua me ne rimane una sola, perché 4 meno 3 rimane una A. Con B, qui ho B alla 1 e qui ho B alla 4, quindi sopra si semplifica tutta la B e sotto 4 togliendone una me ne rimangono 3. Quindi il risultato di questa frazione algebrica è questo. Quindi sopra mi è rimasto soltanto il 4 perché le lettere si sono semplificate tutte e sotto mi è rimasto 5, una A, quindi A alla 1 non metto l'esponente, lo lascio sottointeso, e B alla terza. Passiamo come sempre a un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho una frazione algebrica dove al numeratore ho 3 termini e al denominatore ho 2 termini. Abbiamo detto che con le frazioni algebriche dobbiamo sempre fare 2 passaggi. Primo passaggio, andare a scomporre con i prodotti notevoli. Se non ve li ricordate, vi invito a guardare la mia playlist prodotti notevoli, così potete ripassare velocemente tutti i prodotti. Quindi, primo passaggio, scomponiamo. Secondo passaggio, semplifichiamo. Primo passaggio, scomponiamo il numeratore e il denominatore. Numeratore, ho 3 termini. La prima cosa che mi devo chiedere quando scompongo è: posso raccogliere qualcosa a tutti quanti? La risposta è sì, perché posso raccogliere 6. E quindi viene 6 a rotonda, al primo termine 6a alla seconda diviso 6 rimane a alla seconda, meno 12a fratto 6, 12 fratto 6 2, quindi 2a, più 6 diviso 6, 1. Scomponiamo ora il denominatore. Quando scomponiamo dobbiamo sempre farci queste due domande. Prima, posso raccogliere qualcosa a tutti e due? La risposta è no, mentre prima la risposta era sì e abbiamo raccolto. Quindi passiamo alla seconda domanda. Quanti termini ho? 2. Il prodotto notevole che ha 2 termini è una somma per differenza. In effetti qui mi accorgo che a alla seconda è il quadrato di a e 1 è il quadrato di se stesso. Quindi la regola della somma per differenza mi dice che si scompone in a più 1, a meno 1. Andiamo avanti perché sopra non abbiamo finito. Sopra avevamo raccolta fattor comune 6 e abbiamo ottenuto questo risultato tra parentesi. Ora passiamo alla seconda domanda. Quanti termini ho? 3. Il prodotto notevole che ha 3 termini è il quadrato di binomio. Quindi dobbiamo andare a individuare 2 quadrati. A alla seconda è il quadrato di A e 1 è il quadrato di se stesso. I quadrati sono sempre positivi, quindi non mi viene in mente che questo possa essere un quadrato perché ha segno meno. Quindi per forza se ho 2 quadrati devono necessariamente essere A alla seconda e 1. Per essere a tutti gli effetti un quadrato di binomio, questo termine qui deve essere dato dalla moltiplicazione di a per 1 per 2 e in effetti torna, e siccome qui c'è segno meno vuol dire che il quadrato del binomio qui in mezzo avrà segno meno e quindi diventa così. Il 6 l'ho ricopiato, tutto questo trinomio qui è diventato a meno 1 alla seconda per il motivo che ci siamo detti per il segno meno, e il denominatore l'ho ricopiato. A questo punto non posso più scomporre perché sono arrivata alla fine. Infatti qui ho 2 fattori di primo grado, quindi oltre il primo grado non si può abbassare, non si può scomporre. E qua non posso scomporre altrimenti. Ora, dopo aver scomposto numeratore e denominatore, dobbiamo passare al secondo e ultimo step, ovvero semplificare. Dobbiamo vedere se c'è qualcosa sopra e sotto, come qua avevamo fatto, che si può semplificare. Per quanto riguarda la parte numerica, qui c'ho solo 6, quindi non si semplifica con niente sotto. Per quanto riguarda la parte letterale, io ho questo blocco a meno 1 che è presente anche sopra, solo che sopra è presente 2 volte e sopra una, quindi sotto si semplifica tutto e sopra me ne rimane una sola. Quindi il risultato ricopiandolo è 6 a meno 1 e sotto a più 1. Abbiamo questa frazione algebrica. Abbiamo detto che il primo passaggio è scomporre con i prodotti notevoli e il secondo e ultimo passaggio è semplificare. Andiamo a scomporre. Numeratore. Prima domanda che mi devo fare quando scompongo è: posso raccogliere qualcosa a tutti?
La risposta è sì, perché posso raccogliere un 2. Il primo termine diviso 2 mi rimane x alla seconda. Meno 8 diviso 2, 4. Sotto, prima domanda, posso raccogliere qualcosa a tutti quanti? No, potrei raccogliere 4, ma solo a questi due. Questi due non ce l'hanno, e quindi no. Seconda domanda, quanti termini ho? Ne ho 4. Con 4 termini può essere, come prodotto notevole, o un cubo di binomio, o un raccoglimento a 2 a 2, cioè un raccoglimento parziale. Il cubo di binomio non può essere, perché qui noto che c'è solo un cubo, x alla terza, mentre questi altri tre termini non sono il cubo di niente. Quindi andiamo a vedere di raccogliere a 2 a 2. Raccolgo i primi due termini tra di loro e gli ultimi due. Tra i primi due termini noto che in comune hanno x alla seconda. X alla terza fratto x alla seconda mi rimane una x, perché devo sottrarre gli esponenti, quindi 3 meno 2, 1. X alla seconda fratto x alla seconda mi rimane 1. Tra gli ultimi due termini raccolgo un 4, precisamente un meno 4, perché vorrei che qui, una volta raccolto, ci fosse più x, non meno x. Meno 4x diviso meno 4 mi viene più x, perché meno per meno fa più. 4 diviso meno 4 fa 1 meno 1, perché più per meno meno. Ora, continuiamo a scomporre il numeratore. Abbiamo raccolta fattor comune, ora mi rendo conto di avere due termini. Quindi, quando ho due termini, possiamo avere una somma per differenza. Infatti ho due quadrati, x alla seconda è il quadrato di x e 4 è il quadrato di 2, 2 per 2 è 4 infatti. La somma per differenza mi dice che il risultato si scrive con una volta col più e una volta col meno, e il numeratore lo abbiamo definitivamente scomposto. Continuiamo con il denominatore. Una volta aver raccolto a 2 a 2, se ho fatto bene, devo tenere tra parentesi la stessa identica cosa, e ce l'ho, quindi devo riraccogliere. Se non vi ricordate bene questo passaggio, vi invito a guardare il mio video su raccoglimento parziale, così potete ripassarlo velocemente. Raccogliendo x meno 1 qui, nascondendo col dito x meno 1, che è quello che ho raccolto, trovo subito quello che mi rimane. Quindi, come potete vedere, mi rimane x alla seconda meno 4, che è quello che ho scritto qui. A questo punto non è finita, perché al denominatore questo termine lo posso scomporre ancora. Infatti è una somma per differenza, che è proprio quella che avevamo tra l'altro visto anche sopra, quindi lo ricompongo allo stesso identico modo. Sopra ho ricopiato tutto, sotto x meno 1 l'ho ricopiato e x alla seconda meno 4 è diventato x più 2 x meno 2. A questo punto abbiamo finito di scomporre e quindi passiamo a semplificare tutto quello che si può sopra e sotto mandar via. X più 2 x più 2 se ne vanno e x meno 2 x meno 2 pure, quindi sopra mi rimane 2 e sotto mi rimane x meno 1, e questo è il risultato. Dopo aver visto tutte le tecniche pratiche per svolgere gli esercizi sulle frazioni algebriche, ora è arrivato il tuo momento. Questa è la palestra di esercizi che ho preparato per te. Mi raccomando, fai pratica. Come ogni palestra, la continuità è quello che fa la differenza, quindi è molto importante allenarsi con costanza e determinazione. E anche per oggi è tutto. Spero tu abbia fatto tutti gli esercizi che ti ho passato senza sbirciare nelle soluzioni. Comunque, se c'è qualche esercizio che non ti è venuto, fammelo sapere e scrivimi in chat, così ti aiuterò. Ricordati, questi sono come degli allenamenti in palestra, e quindi pian piano, con costanza e pratica, arriverai al risultato finale. Io sono Monia Tomassini e, come sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima playlist.